Sicuramente il campionato italiano Vertica vuol dire avere in questi anni lavorato bene, seriamente, aver proposto, a differenza di altre località che ci invidiano questa manifestazione, un percorso unico. La natura ci ha dotato di una Vertica naturale tra le più belle in assoluto. Se la Federazione Italiana ha scelto Valgoglio è perché hanno dimostrato negli anni scorsi serietà e capacità organizzativa grazie a Marzani, ma soprattutto il percorso stesso si presenta tale per essere un appuntamento per chi è capace di correre in montagna. L'augurio nostro e l'auspicio è di riuscire attraverso gli sponsor, e qui devo dire un grazie di cuore, dal piccolo al grande. Il grande e grandissimo è stato l'Enel, che mette a disposizione gli impianti per quanto riguarda la risalita dei mezzi tecnici, e naturalmente una cifra non indifferente perché questa amministrazione potesse essere all'altezza della situazione. Mi auguro solo che voi media e naturalmente il buon tempo facciano da corollario a una manifestazione che noi vorremmo diventasse il fiore all'occhiello per chi ama la montagna, una montagna verde e pulita, ma soprattutto una montagna vissuta, una montagna sfidata con intelligenza. Il percorso è abbastanza semplice, la partenza è ripidissima, è molto stretta, per cui appena usciti dalla centrale ci infiliamo in questo sentieruccolo a scaletta a fianco della condotta forzata, e per cui l'idea, la decisione di partire non tutti insieme ma intervallato ogni 30 secondi è legata al fatto che se facessimo in gruppo non passa più, nessuno passa, per cui poi si sale fino alla contrada Bortolotti, continua su scaletta fino al punto in cui la condotta forzata si stacca dal terreno e va verticale. A quel punto imbuchiamo un sentierino molto ripido che la costeggia, ci mettiamo sul sentiero principale della fondovalle e saliamo fino in cima lungo il sentiero principale. L'idea era di salire lungo il piano inclinato, ma Enel ci ha detto assolutamente no perché è pericoloso, e quindi non vogliamo farci uno scontro con Enel, e allora ci accontentiamo del sentiero finale, che pure è abbastanza ripido e comunque molto entusiasmante, che è molto estetico, una mulattiera stupenda, e l'arrivo è fatto appunto alla capanna Cinque Larghi. La partecipazione del Parco delle Orobie quest'anno è più forte, perché crediamo che questo sia uno di quegli eventi che possono fare davvero da testimonial per la promozione del territorio e la valorizzazione del territorio. Credo che il Parco delle Orobie non abbia solamente come obiettivo quello di salvaguardare la fauna e la flora, ma anche le bellezze in senso lato, comprendendo anche l'uomo, gli sforzi e il lavoro dell'uomo, perché la zona è quella dei laghi di Valgoglio, i laghi di produzione energetica dell'Enel, e la risorsa idrica a scopo idroelettrico è una risorsa sempre più importante. Non a caso questa localizzazione viene fatta in questo luogo anche per queste caratteristiche. Ecco perché il parco fondamentalmente quest'anno partecipa con più forza e convinzione a questa iniziativa.